Rimaniamo in tema di libri perché qui abbiamo una bella esatto, racconti brevi per trovarlo. È una raccolta di racconti molto brevi per chi ama la lettura, ma è sempre preso dalle cose quotidiane, sempre impegnato, è sempre di corsa, figli, bambini, lavoro, e quindi vuole trovare un attimo per sé per leggere. Esatto, sono racconti quotidiani in realtà che abbiamo sempre intorno, ma non riusciamo a renderci conto, riusciamo ad osservare. Siamo ispirati, ragazzi. Grazie. Libreria Amazon CBS, aiutiamo questa giovane scrittrice ad andare avanti, perché sicuramente quando ci sono i giovani hanno tanto suono, quando ci sono i giovani a raccontare sicuramente ci sarà tanto da apprendere. Trasmissioni, in programmi da Marzullo, insomma state frequentando insieme questi salotti televisivi e mi fa molto piacere perché sei giovane, noi abbiamo detto che i sogni sono soprattutto dei giovani e auguriamo che tutti i giovani possano sognare e quindi alla tua giovane età, già con un libro che sta andando in giro in televisione, che sta andando bene, ci fa molto piacere e avendolo presentato più nel nord Italia, dici qualcosa anche per il sud Italia per poter comprare questo tuo libro. Intanto grazie a tutti, sono davvero onorata di essere qua. E questa è una raccolta di racconti molto brevi. In realtà ho scritto questo libro proprio perché mi sono resa conto che sono dei tempi frenetici, siamo sempre di corsa, non abbiamo mai tempo per nulla e anche quando ci piace leggere, arriviamo la sera con gli occhi stanchi per il computer e le mille cose fatte. E quindi ho voluto realizzare qualcosa con un linguaggio classico, con dei temi che potessero ispirare la fantasia e ispirare la creatività, ma brevi, veloci, che non richiedessero più di una manciata di minuti, ecco, anche che si potessero leggere in coda o mentre si aspetta il bus, il tram o l'amico in ritardo, ecco. E cosa aspetti l'autobus, devo leggere la Bibbia, voglio dire, cioè, no? E questa venuta è la prima volta che viene a Napoli? Sì, è la prima volta, infatti l'ho trovata bellissima, l'ho girata oggi, è veramente fantastica, davvero emozionante. Ringraziamo Isabella, ti aspettiamo quanto prima a Napoli un'altra volta. Grazie. Grazie.